La menopausa, tanto tocca a tutte, quindi sì, sì. Tanto c'ho Angeli che Zolo fa un bicchiere di vino, cioè, vede della roba, ma appare la Madonna, ma insomma, sto da sola finché, poi con i miei due gatti, che mi vogliono un bene dell'anno, bellini, Rocco e Rino, ecco. Ma come sono, ma sono meravigliosi, guarda, non è mica tanto diverso che vivere un uomo, anzi devo dire è quasi meglio. Che tanto la lettiera gli ha del puli lo stesso. Gli dai da mangiare una scatoletta merdosa di visca se loro ti sta così, ti dicono nemmeno la mia mamma lo faceva meglio. Quindi, cioè, benissimo, quasi. Ma devo dire, guarda, lo devo dire, lo consiglio. Veramente, o il marito si piglia presto, se no poi dopo. Signore, che ci si fa poi? Tutti e due. Ma lo fanno piano. Ma io ti non vedo. Lo so, vabbè. E quindi mi sono detta, vabbè, il periodo, scusate, ripevo un goccino d'acqua. La Mobium, ma com'è bello, come mi piace. Ma veramente, guardate, voi siete tutti di Piombino? Sì. Sì, Io sono originaria di Sinalunga, che è un paesino in Val di Chiana che ha dato Natalia a me e a Rosy Bindi, la compagna. E che era da Zocco. Che avete votato? A nessuno. Un po' mischiati. Nessuno. Come? Non si votava noi. No? No, ma cazzo, una volta nella vita avete votato. E quella volta lì, come avete votato? Spero bene, ognuno però è bene per conto, però bastardi se qualcuno ha votato di là. Allora, no, ma va bene, ma no, figuriamoci, non avete manco pagato, quindi. Allora, no, dicevo, appunto, poi io mi sono trasferita a Firenze. E io veramente Piombino la conoscevo per nulla, cioè la conoscevo per il porto per andare all'Elba oppure per andare in Sardegna, che arrivi a Piombino, dovrebbero però dirgli anche al sindaco, o a quelli che arrivano a Piombino, prima di andare al porto, fateli fare un giro in mezzo, perché Piombino è bellissima, io non lo sapevo. Cioè, come? Guarda loro, è veramente bella, cioè no, guardatevi intorno, no, è bellissima. E io veramente, per me Piombino era soltanto l'acciaierie e il porto per a prendere la nave. Mi ha il corso, il palazzo, il porticciolo qui sotto, ma è la sterpaia. Ma chi la sapeva c'erano dei posti belli così? Sono felicissima di dove andate in spiaggia, ci si vede domani? Al Nano. Al Nano? Anche voi? Anch'io? Ah, lei ci si vede lì. Sono dimagrita dall'anno scorso. Sono dimagrita, grazie. Allora, io vado sempre andando verde, dai, tanto alta non so, sicché volevo dire. Allora, dicevo, era tutta questa cosa qui, insomma, no, la menopausa, sono single. La politica, io lo dico, cioè, voglio dire, ognuno la pensa come vuole, vota come vuole, io sono comunista. No, non lo sono, davvero. Vengo da una famiglia comunista, mio babbo, il mio nonno, ma proprio il babbo proprio comunista, comunista, che quando c'era Italia Russia faceva il tifo per la Russia. Capì in che famiglia sono cresciuta, quindi voglio dire. Quando poi ho conosciuto Rosy Bindi, che poi ho visto un po' come si è, no? Porca miseria, ho fatto delle battaglie e manco, come si chiama, Scimiterino D'Alema l'ha mai fatta, insomma, quello con Baffetti. E insomma, no, sembra un morticino. Una cosa non si può guardare. E io infatti una volta gli ho detto, oh Rosy, oh dillo che sei comunista. Ah, mi piace, non posso dire, non sono, ma dai Rosy, dillo, ma perché lo devo dire? Perché almeno così Rutelli capisce che cazzo è lui. E si fa un attimo di... E quindi insomma voglio dire, sono per me, poi per altri no, ma chi se ne va, per me dico sinceramente, la vita personale, la vita affettiva, il fidanzato, i gatti, la menopausa, e politicamente per, secondo me un troiaio, un disastro, una... Io ho detto, madonna mia, ma io sto proprio, sto male, io sono stata cresciuta con l'idea delle... No, degli ideali, del sogno, dell'utopia. Il mio mamma mi ha sempre detto, Popa, se smetti di sognare, sei morta. Dico, io devo sognare, devo poter credere in qualcosa, cioè che possono... Devo credere anche in un mondo che può... A limite è fantastico, non ci sarà mai, ma ci devo poter credere, se no non vi... E ho detto, porca miseria. Dico, quando ero piccina, cos'è che mi faceva sognare, viaggiare o la fantasia? Le fiabe.
Non mi sarà capitato anche a voi? Con le fiabe andavo in un altro mondo, in un'altra realtà, sembrava quasi in un'altra dimensione. Dico, ma se funzionava quando ero piccina, ma perché non deve funzionare anche adesso che sono grande? Dico, porca miseria. Sì, mi ricordo, tempo fa, sono andata in un negozio di... di